Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, quando si parla dell'antico rito della messa, l'attenzione va senz'altro alla questione della lingua, cioè del latino, tant'è che questo rito è da tutti ricordato come messa in latino. Prima di tutto va detto che questa questione della lingua è secondaria e non primaria. La differenza tra antico e nuovo rito non sta essenzialmente nella lingua, ma è ben altro. Visto però che dobbiamo trattare questa questione, è bene che la capiamo nella maniera però più corretta. Diciamo subito che ci sono sei motivi che giustificano e legittimano l'uso della lingua latina nella celebrazione della messa. Il primo motivo è l'universalità. La Chiesa cattolica è universale, i cattolici devono professare la stessa fede, devono riconoscersi nella stessa disciplina e devono anche riconoscersi in una stessa morale. Dunque è più logico che all'unità della fede corrisponda all'unità della preghiera liturgica. Pio XII, nella sua Mediator Dei, scrive: l'uso della lingua latina è un chiaro e nobile segno di unità e un efficace antidoto ad ogni corruttela della pura dottrina. Giovanni XXIII, con la Veterum Sapientia del 22 febbraio del 1962, chiedeva non solo di conservare l'uso del latino, ma di incrementarne e restaurarne l'utilizzo. Il documento riconosce che la Chiesa ha necessità di una sua lingua propria, non nazionale ma universale, sacra e non ordinaria, dal significato univoco e non mutevole nel tempo, per trasmettere la medesima dottrina, unica per il suo governo e sacra per il suo rito. La Chiesa, ontologicamente immutabile, non può affidare alla variazione linguistica la trasmissione delle sue verità. Nessun'altra lingua al mondo possiede del latino le caratteristiche di universalità ed è così aliena dai nazionalismi. La massoneria internazionale, che ha sempre avuto come scopo la creazione di una società cosmopolita che parli in un'unica lingua, creò di fatto l'esperanto e non ha mai pensato di utilizzare per questo fine il latino, appunto in odio alla Chiesa. Ricorda la Genesi che la divisione delle lingue è conseguenza del peccato degli uomini. Gli apostoli necessariamente evangelizzarono in tutte le lingue, ma il giorno di Pentecoste lo Spirito riportò tutti alla comprensione unitaria delle lingue, logico quindi che la Chiesa di Dio si serva di un'unica lingua per tutti. Il secondo motivo è per meglio rappresentare il mistero. Per significare lo straordinario, infatti, occorre una lingua straordinaria. Un modo è come si parla agli amici, altro è come si parla ai superiori. Ciascun registro linguistico è legato ad una situazione precisa. Dal momento che la messa è il mistero della riattualizzazione del sacrificio di Cristo sul Calvario, presenziando alla messa si è oltre le categorie del tempo e dello spazio, si respira l'infinito, si è dinanzi al mistero, si ascolta l'inaudito, si osserva l'inimmaginabile. Ora, parliamoci chiaramente, tutto questo può essere significato da una lingua che è immediatamente comprensibile? Ecco che è molto più naturale che nella messa si usi una lingua non ordinaria, perché ciò che avviene nella messa non è affatto ordinario. Il terzo motivo è per salvaguardare l'unicità del tempo. Proprio perché la lingua latina è una lingua morta, essa meglio si adatta ad esprimere verità dogmatiche che sono verità che non mutano. Il quarto motivo è per salvaguardare l'unicità dello spazio. Con l'uso del latino in tutti i posti della terra la liturgia è perfettamente uguale, quindi l'incomprensibilità delle parole diventa comprensibilità del rito. Questo è un punto su cui ci si riflette poco. A quella che può sembrare una incomprensibilità delle parole si sostituisce una comprensibilità del rito, il quale può essere in tutti i posti della terra facilmente riconosciuto. Che paradosso. La Chiesa ha rinunciato alla sua lingua proprio quando l'avanzante mondializzazione e globalizzazione avrebbero richiesto un gesto in senso contrario. Si pensi all'attuale uso della lingua inglese, la cui conoscenza è diventata di fatto decisiva per poter competere nel campo del lavoro. Il quinto motivo è per prefigurare il paradiso. C'è chi ha giustamente e suggestivamente detto che la messa è una finestra del paradiso. Ora chiediamoci, in paradiso le anime come comunicano? Risposta: nella luce e nell'amore di Dio, non certo attraverso le lingue locali. Non si tratta di una comunicazione verbale nel senso comune del termine, ma di una comunicazione universale in Dio. Ebbene, la liturgia è anche prefigurazione di ciò che ancora non è,
ma sarà. E se è anche questo, essa, cioè la liturgia, deve far capire che in paradiso si parlerà un'unica lingua, quella dell'amore, effetto della visione beatifica di Dio. E veniamo all'ultimo motivo, al sesto. L'uso della lingua, del latino, chiedo scusa, è per confermare la tradizione. Il latino è la lingua dell'inizio della Chiesa. Come l'Eucaristia non può realizzarsi se non con il pane e il vino, cioè con ciò che Gesù utilizzò nell'ultima cena, così ha un significato ben preciso che la lingua della liturgia cattolica sia la lingua dell'inizio e del centro della Chiesa. La lingua latina, ricorda Giovanni XXIII sempre nella Veturum Sapientiae, fu scelta dalla provvidenza come lingua della Chiesa, portata ovunque dalle antiche vie consolari. L'unità linguistica resta un modello e un ideale. Nella predicazione è necessario utilizzare la lingua vernacola, il rito e la liturgia richiedono invece un'unica lingua sacra. Ma c'è da fare anche una piccolissima conclusione, cari amici. La liturgia non è uno spettacolo teatrale nel quale si debba ascoltare e comprendere ogni singola parola. La liturgia serve a far penetrare, mediante il suo apparato di segni visibili, nelle realtà divine che in essa si celebrano. Per questo il sacerdote si spoglia dei suoi abiti quotidiani e si riveste dei paramenti sacri. Per questo la celebrazione segue un rito codificato. Per questo i cristiani si riuniscono in un luogo apposito e diverso da tutti gli altri, che è appunto la Chiesa. La messa non va capita, va vissuta, o meglio va capita relativamente a ciò che avviene in essa, ma l'approccio non deve essere di tipo intellettuale, bensì cordiale, nel senso letterale del termine, da cor cordis, che vuol dire cuore in latino, cioè partecipare alla messa e adesione al mistero. Il senso dell'acutosa participatio, cioè partecipazione attiva, non è tanto nel capire e nel rispondere, ma nel condividere e nell'offrire. Giustamente si dice che il modello del vero fedele che partecipa alla messa è l'Immacolata. Ella sotto la croce non parlava, condivideva ed offriva. E poi, diciamocela tutta, un tempo la gente non capiva le parole della messa, però sapeva bene cosa fosse la messa. Oggi tutti capiscono le parole della messa, sempre che non siano distratti, e molte volte la banalizzazione distrae più facilmente, ma pochi sanno cos'è la messa. Basterebbe chiedere a tanti ragazzi non lontani, praticanti e di oratorio, per accertarsi quanti pochi oggi sappiano cosa sia davvero la messa. Certamente la parte istruttiva della messa, letture, omelie, eccetera, deve essere capita e lì va bene anche la lingua razionale, ma per il canone no. Paradossalmente per capire il canone, e cioè la grandezza e l'inimmaginabilità di ciò che accade sul Calvario, occorre proprio una lingua che sia fuori del tempo e dello spazio, che meglio esprima il senso e senso del mistero. E poi, se davvero la messa in latino fosse così selettiva, verrebbe da chiedersi come mai essa ha prodotto nei secoli frutti di santità, non solo tra i colti, ma anche e soprattutto tra i semplici? Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.